Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine. Che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana. Sono lieto di accogliere i volontari del Cotolengo di Torino. E i panificatori dell'associazione Confesserenti. E li ringrazio per il pane distribuito ai pellegrini venuti per il Giubileo nel corso di questa settimana. Grazie, grazie. Dare il pane, spezzare il pane è una delle cose più belle della vita. Grazie. Saluto i fedeli di Firenze con il Cardinale Bettori e di diverse diocesi italiane accompagnate dai rispettivi pastori. Altamura, Gravina, Acquaviva, Delle Fonti. Fanno rumore questi, Belluno Feltre, Lamezia Terme, Oria e Sora Cassino Aquino Pontecorvo. Auspico che il pellegrinaggio giubilare e il passaggio della Porta Santa alimenti la fede, rilanci la speranza e renda feconda la carità.